delle felicità è un programma creato dall'Istituto Lamazon K che si fa in 9 incontri. 7 incontri sono ognuno un tema specifico e poi inseriamo un ritiro intermedio e un ritiro alla fine del percorso, indirizzato a persone che hanno già una vita spirituale, persone che non sono religiose in nessun modo, il pubblico generale, diciamo. Il corso è basato sul libro del Dalai Lama che si chiama L'arte della felicità. È una conversazione tra il Dalai Lama e Dr. Howard Cutler, che è un psichiatra di Harvard University. È una conversazione anche tra buddismo da una parte e l'Occidente dall'altra parte. Abbiamo preso anche l'ispirazione dal libro stesso. Me, un insegnante buddista, con 2 neuroscienziati molto noti. Cerchiamo di fare una conversazione, di offrire un'esperienza che è multidimensionale. La felicità per le neuroscienze è un concetto che si sta formando. Si intravedono 2 categorie, 2 tipologie di felicità. Una nel breve termine, chiamata anche edonia, ed è la felicità un po' più legata al senso del piacere, anche quello fisico. L'altra tipologia è la eudemonia, che è più a lungo termine, una soddisfazione in generale dell'andamento della nostra vita, della nostra relazione con gli altri. Negli ultimi anni le neuroscienze hanno capito in maniera abbastanza chiara come il cervello non sia un organo statico, ma un organo dinamico, plastico, in continua trasformazione a seconda delle attività che le persone fanno. Se questo è facile da capire per un compito motorio come suonare uno strumento musicale, andrebbe capito anche per altre competenze, per esempio la nostra capacità di percepire, capacità visive, uditive, relazionali, tutto il panorama delle funzioni mentali che noi abbiamo a nostra disposizione possono essere affinate attraverso dei protocolli di apprendimento a cui corrisponde una trasformazione neurobiologica del tessuto cerebrale sottostante. Traendo ispirazione dalla tradizione buddista, che è una tradizione millenaria, di vedere come questa può convergere con le evidenze neuroscientifiche, per esempio dell'insight sulla coscienza. Ancora oggi mi chiedo come fosse possibile, 2500 anni fa, avere delle idee così raffinate su come funziona la coscienza umana. Infatti a me piace dire che è giusto onorare il buddismo come una religione, ovviamente, come una filosofia, ma anche come una psicologia raffinatissima. Credo che ci siano ancora degli ampi margini per la psicologia e le neuroscienze occidentali per consolidare ulteriormente o rivedere questi insight, che comunque sono di grandissimo spessore su quella che è la mente umana e quello che è la coscienza, come le emozioni possono condizionare il pensiero, per esempio, e su come attraverso la meditazione, attraverso la comprensione della mente, si possa effettivamente trasformare la propria vita, trasformare la propria mente e anche il cervello, come vediamo dai riscontri scientifici. Questo processo di trasformazione è costoso, ma lo possiamo fare tutti grazie alla plasticità cerebrale. Cioè, il cervello è proprio l'organo che abbiamo a disposizione che ci permette di adattarci ad un ambiente in continua trasformazione e quindi di uscire da pattern comportamentali, abitudini che sono magari diventate negative. Ci sono delle componenti innate rispetto alla propensione alla felicità, ma tantissime sono le componenti acquisite e che dipendono dal nostro stile di vita. La potenzialità che ciascun essere umano ha intervenire sulle proprie predisposizioni alla felicità sono tantissime. Vogliamo tutti essere felici? Cioè, non è la motivazione sotto tutto quello che facciamo, nonostante tutte le cose sbagliate che possiamo fare nella nostra vita, meritiamo tutti essere felici.